Fireworks, rock a 360 gradi. Fireworks, Michael Fontana, RDT Radio Station. Fireworks, rock a 360 gradi. Bene, 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 cari amici, adesso dopo aver concesso la parola per l'intervista a Giorgia Collelluori, adesso tenetevi forte ancora, ancora e sempre, perché arriva una bravissima artista, una bravissima cantante, anche lei, anche, lo possiamo anche dire, di caratura internazionale, perché è reduce da una tournée europea. E stiamo parlando di Federica Tringali. Ciao Federica, se ci sei batti un colpo. Ci sono, ciao Michele, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao, ciao Federica, grazie innanzitutto per essere qui con noi, grazie di cuore, davvero. Quindi siamo a puntino. Grazie a voi di ospitarmi. Sì, e allora grazie mille, benvenuta cara Federica. Allora, Federica è, quindi già subito andiamo nel nocciolo dell'intervista. Lei è la cantante di questa bellissima band che fa dell'ottimo hard rock. Quindi praticamente questa sera è una serata di fireworks prettamente dedicata all'hard rock, con queste due bellissime voci, quella di Federica Tringali ne è anche un classico esempio di hard rock. Allora Federica, la prima domanda è questa, quindi la tua provenienza, tu sei nata, dove vivi, eccetera eccetera, prego. Allora, io sono nata a Lecco e vivo a Pavia, poi in realtà tutta la mia vita si svolge a Milano. Sono la cantante dei Madhouse e di lavoro faccio l'insegnante di canto, la vocal coach. Questo è quanto. Sì, quindi cantante di questa band che si chiamano, prego, così i nostri radioascoltatori dalla tua voce conosceranno. Sì, sono la cantante dei Madhouse. Madhouse, perché questo nome, Madhouse? Allora, Madhouse significa manicomio e rappresenta l'unione che c'è fra la follia e l'arte. Questo nome mi è sorto da un ricordo che ho avuto da ragazzina, quando mio padre mi portò ad una mostra di pittori che erano praticamente delle persone ricoverate in una casa di cura psichiatrica, che avevano fatto dei dipinti stupendi rappresentando appunto in questi dipinti la loro vita. E vedere queste immagini così forti e capire la soggettività delle persone, come la realtà possa essere dipinta e quindi essere definita in maniera diversa, mi ha fatto capire quanto la realtà di una persona, che può essere definita magari al di là dei canoni della normalità, quindi folle, sia in realtà legata alla realtà artistica, perché un artista, esattamente come una persona folle, indossa un paio di occhiali colorati e vede la realtà in maniera diversa. Bellissimo. Con diversi colori, diverse sfumature. Bellissimo. E da qui Madhouse, manicomio. Bellissimo, cioè veramente emozionante quello che stai dicendo, perché è qualcosa davvero di introspettivo. È il caso questo in questione che hai appena argomentato nel migliore dei modi, è proprio psicologia pura questo qua, è come la musica ti entra all'interno appunto della psiche, dell'anima. È davvero bellissimo, complimenti per questo concetto, che non è facile appunto esplicitarlo con le parole, e tu hai reso nel migliore dei modi, davvero complimenti per questo appunto, per questo tuo argomentare bellissimo. Allora, continuiamo con l'intervista. Allora, Federica, tu i tuoi primi passi, ti volevo chiedere come sei nato come artista, quindi cosa ti ha dato il là a cantare? Guarda, in realtà è sempre stata una cosa naturale, nel senso che
anche fin da piccolina c'erano molti miei compagni che avevano mille attività, facevano mille cose, sport, suonavano mille strumenti. A me è sempre solo interessato cantare, sembra una sciocchezza, o comunque la musica, l'ascolto alla musica. Quindi non è, diciamo, una cosa che ho scelto, ma è venuta naturale. E quindi fin da piccolina quelli che potevano essere le recite, no, da bambina, il canto corale, poi lo studio della musica d'insieme, lo studio del pianoforte, poi fino allo studio proprio del canto moderno. Mi sono diplomata alla Lizard, all'Accademia, e poi chiaramente da ragazzina le prime band e così via. Quindi per me è stato un decorso naturale di qualcosa che avevo dentro, fatta bene o fatta male, poi questo spetta agli altri, ma è una cosa che mi è sempre appartenuta. Sì, dai, sicuramente fatta bene, perché altrimenti non saremmo qui per questa gentile intervista da parte tua, per tua gentile concessione, possiamo dire. Quindi da qui poi è nata questa band, esattamente in quale anno? Allora, io e il chitarrista ritmico, in realtà, che si chiama Filippo Anfossi, che inizio a salutare, poi saluterò tutti i ragazzi, sì, della band, ovviamente, che ci sta ascoltando, perché so che ci sta ascoltando, in realtà collaboriamo già dal 2004. La realtà Madhouse nasce nel 2012, inizialmente come cover band rock, finché non ho sentito l'esigenza sia di continuare a scrivere, sia di comunque proporre i miei brani inediti, fin quando ho avuto l'opportunità, grazie a una collaborazione per un live, di sottoporli a Marco Barusso, che è stato il nostro primo produttore, e ci ha dato l'opportunità di far uscire nel 2015 il nostro primo EP, One More. E poi successivamente, che è uscito da poco, prodotto però da Dysfunction Production, il nostro primo full length, il nostro primo disco, Madhouse Hotel. Sì, quindi si tratta di un EP composto da quante canzoni? Il primo EP era composto da quattro brani. Ok, da quattro brani. Che poi, quindi, poi piano piano vi siete fatti conoscere. Quindi da prima siete partiti appunto come cover band, facevate delle cover, e poi quindi musica di produzione propria. Esatto. Sì. Quello, allora, l'altra domanda che adesso volevo farti è questo. È questa qui. Allora, quando è stato il primo momento, diciamo, secondo te decisivo, o che proprio ti ha dato quella forza da catapultarti ancora di più in questo mondo? C'è stato un episodio particolare che ti ha dato appunto maggior forza per andare così? Perché già voi siete andati molto molto avanti, perché è bello che voi siete stati in tournée. C'è stato un episodio particolare che ti ha dato questa voglia di esprimerti ancora di più come artista? Ma ti dico, è una cosa che procede in maniera molto naturale e, diciamo, a step. Non mi sarei mai sognata nella vita che dei miei brani potessero interessare un produttore, no? E chiaramente quando uno è giovane propone le cose come a Marco Barusso, quindi per me da una chiacchierata si è trasformata poi in una collaborazione, e questo mi ha dato veramente un grosso sprone per continuare a lavorare sui miei brani e solo a quelli, e a crescere molto professionalmente, dandomi delle basi per poter poi fare d'appoggio, no, a degli step successivi. E sicuramente questi ultimi due anni della mia vita personale, per tutta una serie di motivazioni, hanno dato, diciamo, sprone alla scrittura di quello che poi è stato il disco che è uscito. Sì, è assolutamente autobiografico, ovviamente. Quindi autobiografico. Possiamo parlare di un concept album o no? C'è un filo conduttore e merito a ciò oppure no? L'album Madhouse Hotel. L'album Madhouse Hotel, ecco. Innanzitutto, già dal titolo c'è una contrapposizione di due termini: Madhouse, che significa manicomio, che dove di solito si viene internati, e Hotel, che di solito è un posto dove si sceglie di soggiornare. Madhouse chiaramente è anche il nome della band, ed è praticamente un concept di 10 brani. Ogni brano corrisponde ad una stanza, in realtà all'interno
dietro al, all'album, anziché esserci scritto traccia 1, c'è scritto room 1 piuttosto che room 2, quindi geniale. Ogni traccia corrisponde ad una stanza e si, è un invito praticamente a vivere il proprio soggiorno emozionale, quindi a entrare in questo hotel, a guardarsi dentro e a scegliere la propria stanza, dove la chiave della stanza rappresenta le scelte che ognuno fa nella vita, che ti portano a vivere una situazione piuttosto che un'altra, come a cambiare quella situazione, esattamente come si può cambiare la stanza d'hotel. Bellissimo, bellissimo, cioè proprio mi fa venire, cioè questo parlavo anche poco, parlavo prima con Giorgia Colluori, appunto la prima intervista, il fatto che l'uomo, e tu lo stai anche sottoscrivendo, deve essere proprio artefice del proprio destino, che nulla avviene per caso, perché anche questo successo che tu stai mietendo con la band, andando anche in Europa a suonare, che andate a suonare in Europa, è tutto frutto delle vostre capacità, della vostra arte, e quindi nessuno, ognuno di noi è artefice del proprio destino, nulla avviene per caso a mio parere, quindi questo messaggio è davvero bellissimo, quello che hai pronunciato per i radioascoltatori, davvero stupendo, complimenti Federica, perché è proprio la verità, c'è molta psicologia in questo, e non è da tutte riuscirla ad esplicitare, di riuscire ad esplicitare come stai facendo tu. È la cosa quindi importante a livello di qualità di produzione del suono, quindi è anche dobbiamo fare un nome, che è quello di Marco. Di Marco Barusso? Marco Barusso, sì, praticamente è stato il nostro primo produttore. È stato, sì, il vostro primo produttore, che è stato anche produttore di band di Blasonate, no? Se non erro. Sì, ha lavorato con i Pooh, ha lavorato con Second to Mars, ha lavorato all'ultimo album anche, tra l'altro, dei Lacuna Coil e via dicendo, e anche con noi. Quindi diciamo che ci ha, diciamo, dato delle ottime opportunità, delle ottime basi per poter fare il nostro lavoro, sicuramente. Benissimo, quindi ti voglio chiedere, prima per evitare di dimenticare una cosa importante, dobbiamo anche menzionare i componenti e salutarli, i componenti dei Madhouse, prego. Assolutamente sì, allora saluto il mio compagno di viaggio storico, che è Filippo Anfossi alla chitarra ritmica, che ci sta ascoltando. Bene, saluto Daniele Maggi, che è il più giovane, alla chitarra solista, Michele Canevari al basso e Ares Cabrini alla batteria. Sono la mia famiglia, io li ringrazio sempre, quindi ciao ragazzi, se mi state ascoltando vi saluto. Sì, sicuramente sì, dai, anche perché sto vedendo sono tantissimi gli ascolti proprio in questo momento, per cui sì, tante persone ci stanno ascoltando. Allora Federica Tringali, altra cosa volevo chiederti, la tua fonte di ispirazione, il tuo artista preferito che ti ha dato l'input per cantare, vogliamo dare il nome? Abbiamo un nome? Guarda, ti dico la verità, sai che sono cresciuta con mia mamma che mi faceva ascoltare musica italiana, con mio papà che mi faceva ascoltare i Beatles, poi da adolescente sono passata al pop, quindi a dire la verità un artista non c'è, sono un po' un mix di tutto, ovviamente ho un amore spropositato per Alice Cooper, ma quello è proprio una passione mia, non so se esiste, poi magari sicuramente c'è, ma non ti saprei definire un artista preciso che mi ha ispirato. Diciamo che quello che scrivo sicuramente è frutto delle mie esperienze, di quello che vivo. Per me scrivere è proprio una necessità comunicativa, dico sempre che per me la musica è uno psicologo, no? Che mi aiuta a magari a dire o a raccontare cose che in un'altra lingua non saprei dire, nel senso, se non con la lingua della musica. Bellissimo, bellissimo. Da qui ti volevo chiedere, appunto, c'è qualcosa ancora importante da dire. Quindi nel 2015 esce questo EP dal titolo You Want More, ed esce anche un singolo, Empty Inside. Ce ne vuoi parlare per piacere, anche perché c'è anche da dire riguardante un attore, eccetera, eccetera. Prego.
Sì, Empty Inside è stato praticamente il nostro primo singolo e il nostro primo video. Empty Inside racconta un pochino di come spesso le persone vuote possano comunque avere del peso sulle nostre vite, no? Pur essendo vuote, però a un certo punto bisogna svegliarsi e capire che siamo noi comunque artefici del nostro destino e che possiamo brillare di luce propria senza dover essere riflesso di nessun altro. E per questo singolo era uscito un video molto simpatico su, diciamo, con uno storyboard di un set poliziesco con un finale a sorpresa che era stato, diciamo, creato da me come idea in collaborazione con la Clover Tree, che sono veramente dei geni del crimine, come dico io, nel senso buono della creatività, perché sono veramente dei creativi che hanno portato a livello cinematografico proprio le mie idee. Sì, quindi l'attore è, mi pare, quindi Jacopo Sarno. È stato il regista Jacopo Sarno, che ha avuto diverse collaborazioni anche con la Disney Channel e diverse pubblicità. Sì. Ok, poi adesso voglio chiederti quali. Prima ci parli appunto della questa ultima vostra tournée, della recente tournée. Quale stati ha toccato? Quale città? Poi c'è qualcosa che ti ha colpito e di cui ne vuoi parlare? Sì, allora abbiamo macinato in auto 3.100 chilometri praticamente in 4 giorni e siamo stati in Repubblica Ceca, a Ceske Budějovice, poi siamo stati in Croazia a Zagabria, in Ungheria a Budapest e poi siamo tornati in Croazia ad Akovo ed è stata una bellissima esperienza. Ripartiremo, adesso abbiamo tutta una serie di date italiane e poi ripartiremo con l'autunno ancora per un'altra tranche all'estero che toccherà ovviamente stati diversi. È stata una bella esperienza perché al di là del viaggiare, che è una mia passione personale, è stato un modo diverso per vivere la band H24, perché anche se si sta spesso insieme, viversi proprio H24 poi sono comunque l'unica donna, no, all'interno della band, cosa che per cui sono anche abituata, però diciamo che condividere appartamenti e hotel è un'esperienza simpatica, bella. Ecco, diciamo così. Bello, visto, cioè, per la musica, i miracoli della musica. Okay. Esatto. Bene. Allora, l'ultima domanda che vorrei farti è questo, è relativa appunto relativa al brano in produzione, quello praticamente che adesso avremo modo di promuovere, che prende come titolo, dillo tu. Got a big day tomorrow. Got a big day tomorrow penso che sia il brano chiave all'interno del nuovo album Medaus Hotel, perché parla praticamente del concetto di rinascita. Racconta di, anche se si possano passare dei periodi molto molto complessi, quando la tua anima è talmente pesante, e all'interno del brano è rappresentata come dei vestiti che vengono appallottolati e buttati a casaccio in un armadio. Così a volte noi trattiamo noi stessi, no? La nostra anima, trascurandoci e lasciandoci andare sempre più giù. Basta cambiare il punto di vista, è chiaro, ci va coraggio, ma fa sempre parte della famosa scelta, no? Rappresentata dalla chiave, ed è possibile avere un domani migliore. Non è facile, ma basta volerlo. Che sia facile, no, ma che la volontà e la riuscita ci possano essere, quello sicuramente sì. Quindi con la Big Day Tomorrow è un invito ed è un augurio a passare qualsiasi forma di difficoltà interiore o ostacoli che si possono trovare nella nostra vita. Questo è un messaggio davvero importantissimo. A proposito, mi è fatto venire in mente una canzone dei Beatles riguardante appunto la passione di tuo papà, che è quella di Jude, che dice: "Hey Jude, non fare in modo che il mondo ti crolli sulle spalle, prendi una canzone triste e migliorala." No, e quindi questo è anche un messaggio di continuità positivo, bellissimo, che voi appunto emanate per le orecchie del pubblico
internazionale. Quindi adesso, allora, ti chiedo solamente poi gli ultimi secondi dopo il brano, appunto, per i saluti. Però adesso, ti chiedo, quindi mi raccomando, rimani in linea. Adesso ti chiedo di sostituirti gentilmente a Michael Fontana e di annunciare, di essere tu la speaker, di annunciare il vostro brano. A te l'onore di sostituirti a Michael Fontana. Prego Federica, dai, andiamo via con il brano, andiamo via al brano, prego. Allora, cari ascoltatori di Firework, questo è Gotta Big Day Tomorrow dei Madhouse. Messy class, drown in a wardrobe. Nasty vodka on the rocks, don't forget it all. So I sleep all day. Dusty messy clouds, drown in the wardrobe. Dirty soul drown in the wardrobe. Nasty vodka on the rock and the TV on. So I sleep all day. Heavy dirty soul drown in the wardrobe. I just wanna dig, I just wanna be me on the ground. So I sleep all day. Heavy dirty soul drown. Fireworks, rock a 360 gradi. Mamma mia, che brano davvero bellissimo, proprio frizzante, meraviglioso. I got a big day tomorrow dei Madhouse. Federica, ci sei? Ci sto ascoltando. Mamma mia, complimenti davvero. Grazie, complimenti, grazie, di cuore. Sono contenta. Questo è un grande brano meraviglioso. Allora, voi siete una band splendida, davvero, e lo dico di vero cuore. Ti dico, sì, ovviamente, questo non finisce qui. Ciò non finisce qui. Avremo modo in futuro di passare i vostri brani, perché meritate questa band di essere conosciuta al grande pubblico,
e dai, ce la faremo. E noi di Fireworks e di RDT Radio Station ne faremo del nostro meglio. Allora, grazie allora, cara Federica. Grazie di cuore, Federica Tringali. A questo punto, a presto. A presto e grazie veramente sia per il supporto e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie veramente. Grazie, il supporto questo ci sarà sempre, ricordalo Federica. Ottimo, grazie. Dai. Ciao. Allora una buona serata e una buona fortuna a tutti voi. Ciao, ciao cara. Ciao, 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 ciao.